Ciao amici di Pronti a Tutto e benvenuti al secondo video sull'affilatura dei coltelli. Andiamo a riprendere esattamente dal punto in cui ci eravamo salutati la volta scorsa. Allora, prima di andare avanti facciamo un velocissimo ripasso di quello che avevamo visto l'ultimo video. Allora, abbiamo visto che cosa succede sul filo del coltello man mano che si passano degli abrasivi con una grana sempre più sottile, come si formano i graffi e che cosa succede esattamente sul filo del coltello, quindi la formatura dei famosi dentini che diventano via via più piccoli man mano che saliamo con la grana. Ora, questi dentini sono purtroppo ancora il punto più delicato e più importante anche del filo del coltello. Delicato perché, essendo i dentini così sottili, è facile che si pieghino, si stortino, si arrotolino su se stessi piuttosto che si spezzino, e quindi in realtà quello che abbiamo creato fino a questo momento è un filo sì, però estremamente delicato. Questi dentini dobbiamo imparare a gestirli, disfarcene e soprattutto eventualmente riparare ai danni che possono creare. Molti di voi si ricorderanno di un metodo che era caro ai nostri nonni e che veniva utilizzato per prendersi cura del proprio rasoio a mano libera, che era quello di passarlo avanti e indietro su una striscia di cuoio che si chiamava stroppo. Qual è lo scopo dello stroppo? Passandolo avanti e indietro il rasoio, in questo caso nel nostro caso il coltello, su questa striscia di cuoio, i famosi dentini che abbiamo sulla lama del coltello vengono continuamente piegati da una parte e dall'altra. In molti casi questo risulta nel riuscire finalmente a spezzare questo dente, che rimane quindi completamente tronco e piatto, più o meno come succede quando cerchiamo di spezzare a mano il fil di ferro. Il risultato qual è? Che la lama in quell'esatto punto sarà un pelino meno tagliente, però il filo che siamo riusciti ad ottenere lo manterrà molto più a lungo. Che cosa accade infatti se non facciamo questo passaggio con lo stroppo? Accade che il dentino che si è venuto a formare sul filo del coltello o del rasoio si pieghi, e nel momento in cui viene ad essere piegato ovviamente la sua capacità di tagliare sarà estremamente ridotta. La mancanza del passaggio dello stroppo è il primo motivo, o comunque la prima causa, della perdita del filo da parte del coltello. L'utilizzo dello stroppo è abbastanza semplice, in questo caso usiamo la nostra cintura di cuoio. Sarà sufficiente agganciare la cintura di cuoio a un chiodo, una sporgenza, o comunque tenerla bloccata da una parte, tenere l'altra parte saldamente in mano e passare avanti e indietro il coltello, il filo del coltello, sulla cintura, più o meno con lo stesso movimento che facciamo quando andiamo ad imburrare una fetta biscottata. In questo caso l'angolazione, o comunque la forza che andiamo a mettere sulla pressione tra il coltello e la cintura, non sono fondamentali, nel senso che siccome il movimento che stiamo facendo deve andare a spezzare il dentino, non è particolarmente rilevante il fatto di con che angolazione lo facciamo o con quanta forza lo facciamo, l'importante è farlo muovere più volte possibile. Essendo che la piegatura di questi famosi dentini è il primo motivo e la prima causa della perdita del filo del nostro coltello, capita molto spesso che un giro di stroppo o comunque questo tipo di manutenzione possano essere fatti anche fra una filatura e la successiva. Quindi dopo aver fatto filare il coltello, dopo averlo filato noi stessi, quando cominciamo a vedere che comincia a perdere un po' la sua capacità di penetrare tutti i legni o qualsiasi altro oggetto stiamo andando a tagliare, quasi sicuramente la prima causa di cui dobbiamo andare ad accertarci è questa. Quindi la prima cosa da fare in questo caso sarà ripassarlo sullo stroppo. I cuochi fanno una cosa abbastanza simile e invece di utilizzare lo stroppo usano questo strumento che si chiama acciaino. Senza la R, non è quello che si usa per fare il fuoco, l'acciaino. Si tratta di una barra di acciaio estremamente ruvida e con le zigrinature tutte per il verso longitudinale dello strumento, il cui scopo è esattamente quello di andare a sostituire lo stroppo e fare esattamente lo stesso tipo di lavoro sui coltelli da cucina. L'utilizzo di questo strumento, anche in questo caso, è abbastanza semplice. Si impugna in questo modo, tenendolo verso il basso, e andando poi ad appoggiarlo su un tagliere. A questo punto, in questa impugnatura sicura e senza la possibilità che scappi, il coltello viene fatto passare con una certa inclinazione sulla sbarra, tirandolo verso di noi, quindi dalla fine verso
l'interno. Quello che spesso vediamo fare in televisione o in qualche altro scena in cui viene utilizzato in qualche maniera strana così, in realtà è un modo molto scenografico, però assolutamente non ortodosso di utilizzarlo, oltre che essere parecchio rischioso. Quindi abbiamo visto che questo ultimo passaggio è utile sia per andare a terminare e a consolidare la filatura del nostro coltello, sia per andare a riprendere un filo che sta cominciando a perdere un po' dello smalto che gli avevamo dato. Però attenzione, in nessuno dei due casi questo utilizzo può essere definito una filatura. La filatura è quella che viene fatta prima di questa operazione o che verrà fatta dopo un po' quando questa operazione non sarà più sufficiente, e il suo scopo quindi è soltanto quello di ripristinare un filo che già c'è ma che sta cominciando a non essere più efficace quanto prima. Quindi quando possiamo parlare di una vera e propria filatura? Esclusivamente nei casi che abbiamo visto nel video precedente, quindi quando utilizziamo dei materiali abrasivi con una grana abbastanza grossolana all'inizio che poi diventa via via più fine e andiamo quindi a impostare l'angolo del taglio del coltello e andiamo noi a formare il filo, per questo si chiama affilatura, perché il filo viene creato dalla nostra operazione.